ormai una costante qua su Radio Linea numero 1, ma c'era un personaggio che mancava all'appello. E lui è Nicola Emiliani. Ciao Nico. Grazie mille Franci dell'invito, mi fa molto piacere essere qui. Finalmente tutti i Pegos sono qua. Sono passati qua a Radio Linea. No, era anche giusto, Nico, anche perché voglio dire, cioè parlavamo che anche fuori onda i Pecos emanano, ognuno di loro emana veramente un'aura pazzesca. Parlavamo di Tommy, che lo chiamavamo il celestiale, tuttora il celestiale. Effettivamente ognuno di voi ha veramente quest'aura. E tu, Nico, hai un progetto non figo, fighissimo. Figata, grazie Franci. Progetto che ci crediamo noi Pegos, perché comunque è stato ideato da me diversi anni fa. È partito un po' così nei ritagli di tempo libero, piano piano sta crescendo, quindi siamo molto contenti. È un progetto in cui ragazzi che suonano uno strumento, quindi dalla chitarra, basso, qualsiasi strumento, vengono riuniti in delle band con cui poi suonare insieme e soprattutto suonare dal vivo. Cioè questo progetto dà la possibilità, oltre al suonare insieme, ma anche proprio ad avere appuntamenti costanti mensilmente. Si cerca di farne uno al mese, non sempre si riesce dovuto al fatto che ci sono anche altri impegni, però l'obiettivo è quello di dargli costanza. Per Linea numero uno siete come con Francesco Gergo e con Nicola Emiliani, uno dei Pecos. Era il quarto dei Pecos, quello che mancava, e finalmente ce l'abbiamo. E parlavamo del progetto, veramente strepitoso. Dici un po' come si chiama, Nico? Allora, il progetto si chiama Live Music Experience. Come dicevo prima, è nato parecchi anni fa nei vari ritagli di tempo e mira proprio a questo, a fare in modo che il ragazzino che inizia a suonare uno strumento ci abbia un veicolo, un qualcosa per tenersi motivati, perché comunque tantissimi ragazzi iniziano a suonare uno strumento e molti dopo quei 3 o 4 anni iniziali di entusiasmo, dopo un po' tendono a... Quelli che magari non hanno la possibilità magari di suonare dal vivo. Sì, no? Esatto, dal vivo e soprattutto anche insieme ad altri. Questa è proprio empatia, perché effettivamente magari quando uno fa uno sport, no? Che sia dal calcio magari, che è uno degli sport più seguiti, oppure anche qualche sport di combattimento, uno si allena tantissimo per... spera di andare in gara, no? Di fare, esatto, comunque di fare l'esibizione. E in questo caso, ecco qua. Esatto, musicista. Quella è una componente, mi viene da dire, indispensabile, ma come abbiamo detto tu, per qualsiasi sport, disciplina, no? Io faccio l'esempio sempre del ragazzino che gioca a calcio, no? Solitamente hanno questi ragazzini 2-3 allenamenti a settimana. Riuscirebbero ad andare 2-3 volte a settimana all'allenamento se hanno l'opportunità. Cioè, se non hanno l'opportunità di giocare una partita, sì, capito, settimanalmente. No, ma infatti è una cosa veramente figa questa qui del live. Sì, del, sì, live, perché sì, poi è quello che vi nutrite voi, no? I Pegos, certo, si nutrono di live, sono pieni. Ecco, sì, perché poi non ce l'abbiamo qui anche l'estate, perché il periodo estivo sono pieni di live. L'ho preso, l'ho estrapolato proprio, Nicola, in giro. Mi ha rapito. e quindi è una componente fondamentale questa. Devo di condurre la trasmissione insieme. Parlavamo del super progetto, Nico. Esatto, per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando del Live Music Experience. Sì. Questo progetto è partito diversi anni fa, che dà la possibilità a giovani musicisti e anche a meno giovani, insomma, di suonare insieme e soprattutto farlo dal vivo. Alla domanda come potrei fare per partecipare, infatti, è quello che ci stanno chiedendo anche i nostri amici ascoltatori, potranno accedere al progetto di Nicola? Chiaramente abbiamo un profilo social, potete trovarlo come Live Music Experience -project, oppure potete scrivere anche nelle pagine social degli Zio Pegos, che comunque, come dicevo prima, gestiamo insieme questo progetto. Insomma, non ci sono vincoli. Chi ha il piacere di partecipare all'interno di questo progetto e ha la volontà poi di impegnarsi per farne parte, può subentrare. Chiaramente ci vuole una sufficiente padronanza, quello, con lo strumento. Infatti, quindi quindi un musicista in erba, proprio che parte da zero. Comunque sì, deve avere un'infarinatura, esatto, di qualcosa. Esatto, ma comunque non... magari se uno si fa la domanda...
che significa una sufficiente padronanza, l'abilità di riuscire a suonare un brano dall'inizio alla fine con tutte le varie componenti che ci sono all'interno, stop, ripartenze, questi aspetti tecnici, ecco. Che poi dopo magari migliorerà anche comunque assolutamente l'esperienza live. Assolutamente. E infatti l'obiettivo di questo progetto è proprio questo, cioè il fatto di suonare dal vivo in realtà non è il vero obiettivo, cioè quello è il suonare dal vivo è un mezzo. L'obiettivo principale è quello di fornire un veicolo per mantenere alta la motivazione, perché comunque di ragazzini, come dicevo prima, che lasciano perdere ce ne sono tanti. Imparare a suonare uno strumento, uno ha l'idea, no? Voglio imparare a suonare la chitarra, batteria, eccetera. Inizia poi a prendere le lezioni, poi va a sbattere con una realtà che è quella che quando si impara a suonare lo strumento, il fatto di non riuscire a fare quello che è stato chiesto è una costante, cioè è un continuo provare e riprovare, provare e riprovare. E se non c'è comunque sia una motivazione che possa alleggerire questo aspetto, è un po' tosta. Questa comunque è una motivazione veramente valida, perché uno quando ha la possibilità comunque di potersi esibire davanti a delle persone, che siano poche o tante, comunque con il zio Pecos vanno sempre sul sicuro, perché fanno sempre pieni dappertutto, quindi quando vanno a suonare grazie con voi è una cosa veramente fantastica, e quindi possono provare a portare la loro musica, sì, la loro arte. Assolutamente, assolutamente. E poi un altro effetto collaterale che mi viene da dire molto carino è quello che di iscritti ce ne sono parecchi, quindi iniziano a crearsi dei rapporti tra di loro, no? Quindi i musicisti si conoscono, iniziano a formare delle band indipendenti al progetto, quindi anche questo è un effetto collaterale bellissimo. Tutte affiliate agli Pecos. Il batterista dei Zio Pecos qui su Radio Linea numero 1, e finalmente ce l'abbiamo anche noi. Ci sono anch'io. Sì, hanno tenuto nascosto chiaramente. Eh sì, all'ultimo. Però finalmente chi può vedere magari dal canale 76 può vedere la bellezza totale dei Pecos. Eccomi qua. Solo tu, perché c'era sì stato anche Puccio, c'è stato. Però il pezzo forte alla fine, no? È vero, visto? Parlavamo del super progetto, no? Sì. Live Music Experience di tutti questi che possono, tutte queste persone che suonano e possono accedere al live, che poi è quello che nutre veramente l'artista. Come funziona il concerto in questo caso? Allora, il concerto è strutturato in questo modo: all'interno della stessa serata si alternano tutte le varie band che si formano. Il numero di band dipende da concerto a concerto in base proprio ai ragazzi che decidono di aderire al concerto. Quanti sono i ragazzi? Ma variano da mese in mese, ma una media tra i 30 e i 60, veramente, 60 veramente ragazzi. Fighissimo, perché sono tanti, tantissimi. Assolutamente. Poi il bello è anche questo aspetto qui, che l'età comunque varia, cioè il più piccolo del progetto ha 8 anni, il più grande intorno ai 60. Quindi per dire che comunque inizialmente era nata l'idea solo per ragazzini, poi comunque anche persone adulte si sono interessate a questo progetto, e perché no? Perché poi comunque è un po' come il ragazzo che durante la settimana va a fare la partita a calcetto, no? Non necessariamente bisogna arrivare, cioè se andare a giocare a calcetto a me comunque sia mi libera dallo stress, no? Infatti, eccetera, infatti. Già a posto così, in senso che non è che poi chiaramente se uno vuole migliorare comunque con questo progetto c'è chiaramente l'opportunità. E poi si sa che la musica solitamente riesce a curare ogni tipo di ferita, no? Sì. Perché porta sempre a galla qualcosa, e chi ha magari la capacità di poter suonare e per magari la sfortuna oppure mancanza di tempo, perché poi il lavoro ce l'abbiamo un po' tutti, quindi non può accedere a qualche live perché non hai contatti magari giusti, in questo caso con te, sì, con Nicola Emiliani dei Zio Pecos, può farlo. Assolutamente, assolutamente, perché adesso non voglio fare lo storico, però prima 20-30 anni fa era molto più facile vedere musica dal vivo nei locali, adesso è molto più difficile, sì, poi per il tipo di musica che inizia a girare, quindi anche è un discorso ampio questo. Anche perché poi i Zio Pecos si sono accaparrati tutto, perché dove vai ci sono i Zio Pecos, adesso hanno preso anche qui le radioline, ormai stanno fondando anche le radio. No, è giusto, cioè quando un gruppo delle persone sono brave è anche giusto
giusto che i meriti gli vadano riconosciuti, no? Vero Enrico? Anche perché poi parlavamo, no, anche fuori onda, del provare, riprovare, perché non escono subito magari le note sulla, sulla chitarra, sulla batteria, poi anche quando canti, no? Perché, assolutamente, anzi, sì sì, anzi, tutti gli strumenti, quindi in questo caso anche la voce è uno strumento, è una costante. E infatti parlavamo, no, di questa cosa, che esiste in Italia una scuola del fallimento, dove viene insegnata la cultura dell'errore. Pecos. Allora parlavamo, no, del provare e riprovare, sì, sempre, perché alla fine poi viene fuori qualcosa. Parlavamo di live, di musica, di strumenti, poi di ogni cosa, di quello che accade nella vita normale, magari anche di giocare a pallone, di andare a scuola, studiare, no? Uno quando studia, perché cioè quando riesce a ripetere un paragrafo, quando studi, studi e ristudi alla fine. Assolutamente, è una costante che fa parte della vita quotidiana, mi viene da dire, no? In molte cose che si fanno è importante avere questo atteggiamento. E infatti viene fuori la scuola del fallimento, dove viene insegnata proprio la cultura dell'errore, perché secondo questa scuola va cambiata la mentalità, anche se il mondo, poi lo vediamo anche tramite i social, no? Con tutti questi filtri, sì. Il mondo ci vuole perfetti, dove in verità perfetti è non siamo. È impossibile. Se non sbaglio, secondo una statistica, la paura del giudizio, che forse è anche la conseguenza della paura del fallimento, è addirittura più alta della paura della morte. Veramente? Sì, sì. Questa, Nico, veramente questa adesso mi hai colto spiazzato, no? Perché... Ti ho sorpreso. Sì, no, questa mi hai sorpreso, no, perché vabbè, la paura della morte ci sta. Però è vero, la paura del fallimento. Bisogna superare la paura del fallimento. Sì, perché poi magari subentra anche quel discorso della... A volte il fallimento... ti porta poi, no, ma se non riesco a fare bene questa cosa, poi cosa pensano gli altri, oppure in che modo mi pongo, no, eccetera. Ma forse secondo te, Nico, adesso parlando della cultura del fallimento, è una cosa che ci impone la società, no? Magari l'interesse, il parere altrui, cioè chiaramente uno quando va a fare l'esibizione, se non hai il pubblico, comunque applaude, comunque porta tantissimo, però certo. il fallimento secondo te non è una componente del successo? Ma assolutamente, solo attraverso questo magari uno riesce ad acquisire sicurezza, a migliorare davvero. Se cioè, non ci fosse quello, non si riesce a fare i passi necessari per arrivare in un punto in cui magari uno riesce a godersi di più quello che fa, perché poi magari si scopre che lo fa bene. È vero, perché magari uno pensa di essere, adesso parlavamo di strumenti, il chitarrista più bravo di tutti i tempi, poi magari non va mai in live perché non ha la possibilità, comunque non va perché non vuole andare, perché ha paura comunque di esibirsi, e nessuno mai potrà scoprire se è veramente bravo o no. Sì, assolutamente, infatti è proprio questo. Prima parlavo, no, del fatto che tanti ragazzini dopo un po' di anni lasciano perdere di suonare, no? Perché non hanno mezzi per mettere alla prova questa cosa. E in questo caso con il tuo progetto esatto, potranno imparare a fallire, e quindi il successo viene fuori da sé. Qui su Radio Linea numero 1, Francesco Gergo, Nicola Emiliani. Eccoci, ci vediamo, Nico. C'è qualche evento in programma? Dai. Allora, prossimo evento con questo progetto sarà domenica 7 luglio alla Festa della Sangria a Casenuove di Osimo. Festa fantastica, esatto. È stata ferma solo il periodo del Covid. Sì. Che si pensava che il Covid avesse distrutto tutto, invece la sangria è ritornata. Sì, festa bomba. E quindi ci avranno un bel palco, perché comunque lì di persone ce ne saranno tantissime. Veramente lì è sempre pieno. Io adesso non so quantificare quante persone ci siano. Non lo so, però tutti ce ne sono tantissime. Poi i Pecos si esibiranno. Si esibiranno dopo il progetto. Quindi quello è il regalo per il popolo della sangria. Il popolo, soprattutto la sangria, è a Casenuove. Sì. Siamo ad Osimo, quindi siamo in provincia d'Ancona. È una festa veramente fantastica, dove poi si beve come i treni. Perché effettivamente, no, beh, adesso per chi è la guida, non bevete assolutamente per niente. Però se avete la possibilità, magari di qualcuno che guidi al posto vostro, comunque un goccetto, acquistatelo magari qualcuno. Un goccetto di sangria si può fare, dai, ogni tanto.
Quindi Nico, il prossimo appuntamento sarà, avevi detto? Domenica 7 luglio e quindi... Ma ci saranno tutti quei 30-60 ragazzi? Ci saranno, se non sbaglio, 8-9 band. Ah, bello. Sì. L'hai riunito tutti insieme? Sì, ma l'impostazione del concerto con questo progetto è sempre così. Quindi tutte le band si alternano durante la serata. E vabbè, questa comunque per le persone comunque che si approcciano per la prima volta a un live è veramente una prova. Ebbene, sì, infatti ce ne sono alcuni. Contro coglioni, possiamo dire. Ce ne sono alcuni che saranno al loro primo live e lo fanno. Qual è il consiglio, Nico, che puoi dare alla persona che si approccia per la prima volta davanti a un pubblico? Consiglio che, nonostante prima di salire uno si può anche cagare sotto, poi una volta che scende... Quindi in quel caso si può portare, sì, il pannolino, assolutamente, il pannolone. Assolutamente, ma poi quello che ci avrà quando scenderà dal palco sarà una bellissima emozione e non vedrà l'ora di risalire sul palco. Bello, questo è veramente fantastico. Noi, vabbè, siamo giunti al termine, io vi rinnovo l'appuntamento per domani, sempre se lo vorrete. 18:20, Nicola, tu qui puoi venire quando vuoi. Ti ringrazio e sarà fatto. Sarà fatto e grazie mille dell'invito.